Se voglio evitare l'effetto lista della spesa nell'elaborazione di un testo, devo limitare l'uso delle congiunzioni coordinanti. Ma quali sono le principali congiunzioni coordinanti? In base al significato e al modo in cui collegano le parole e le frasi, le congiunzioni e le locuzioni coordinanti possono essere copulative se uniscono semplicemente due parole o due frasi con significato affermativo o negativo. La più comune tra le congiunzioni copulative è la E. Le congiunzioni avversative collegano due elementi mettendoli in contrapposizione oppure modificano parzialmente o contraddicono quanto detto precedentemente. Le congiunzioni avversative più comuni sono ma, invece, mentre, tuttavia. Le congiunzioni esplicative o dichiarative uniscono due parole o due frasi in modo tale che la seconda sia la spiegazione della prima. La congiunzione dichiarativa più usata e più comune è infatti. Infine, le congiunzioni conclusive introducono una parola o una frase che esprime la conseguenza o la conclusione logica di quanto affermato in precedenza. Le congiunzioni conclusive più comuni sono quindi, dunque, perciò.